Alcune precisazioni. L'80% degli avventi avversi è dovuto a problemi organizzativi, non è dovuto al povero Cristo che si trova in mezzo. Gli audit vengono fatti sempre sulle sui documenti, mai su documenti che non, mai su informazioni che non esistono nei documenti. Questa è la procedura classica dell'audit. Quindi nascondere le informazioni è impossibile, perché le informazioni che vengono fuori nell'audit sono quelle scritte nei documenti. Poi la metodologia dell'audit prevede la riservatezza non per nascondere le cose, ma perché l'audit è un sistema che serve, è un sistema fondamentale per migliorare l'organizzazione. Se teniamo le cose se diciamo che gli audit servono come possibile fonte incriminatoria, più nessuno fa gli audit, quindi non siamo in grado di migliorare l'organizzazione. C'è una procedura recisa su come devono essere fatte le cose, non sono fatte per non tutelare i pazienti, ma al contrario, questo è il sistema attraverso il quale si riescono a scoprire tanti errori organizzativi che altrimenti non si riuscirebbero a scoprire. Questo è quello che avevo saltato velocemente. E infatti non dovrebbe avere nessuna implicazione sul singolo caso, ma dovrebbe avere propositivi di tipo organizzativo, cioè di andare a modificare quello. Il problema è che se partecipano le stesse persone alla discussione, che poi andranno anche alla fase di liquidazione del danno, è difficile immaginare che uno sia indenne dall'utilizzo di informazioni che sono venute fuori dalla discussione per andare anche a ottimizzare quella che è la procedura di liquidazione. Questa è la teoria, che non lo possono fare, cioè poi fra la teoria e quello che poi... Scusami, fai dire solo una parola. Non è vero che l'audit viene fatto semplicemente su quello che è scritto. Io sono un'infermiera, noi siamo stati sottoposti all'audit e l'audit viene fatto anche, vi porto un esempio: se il paziente, un utente dichiara che io l'ho mandato a cagare e non è scritto da nessuna parte, io dico che non è vero il mio comportamento, viene fatto l'audit perché viene la procedura primaria e per cui c'è la mia parola per dire contro l'utente e non è scritto da nessuna parte. Il 99% degli ospedali l'audit viene fatto così. È un errore tecnico, non è un errore. Come si fanno a vedere? È un po' fraude. Scusate, dobbiamo un attimino. È come il padrone che parla dell'inquinamento che ha fatto lui. Allora, non perdiamoci in giro. Dobbiamo un attimino bloccare la discussione, che possiamo riprendere eventualmente nel gruppo di venerdì, di domani pomeriggio. Scusa. È clamoroso che si vada a creare questa gigantesca situazione di conflitto di interessi. Ma questo lo sta facendo la Regione Toscana e lo propone a tutte le altre regioni. Cioè, questo va dentro. Cioè, si crea una situazione che non, assolutamente va evitata. Il centro di gestione rischio clinico ha tutte e due le funzioni, quella di controllarsi quelle che sono le procedure di approfondimento, ma anche quello di dirigere quella che è la parte di gestione del danno, e cioè questo dovrebbe essere tenuto separato per evitare il rischio che ci sia quello che tu neghi, che in teoria non ci dovrebbe essere. Dunque, 5 minuti soli per Giorgio Cremaschi, perché siamo in gravissimo ritardo, la discussione è andata molto oltre. Io voglio solo ringraziarvi e salutarvi, sono venuto qui per imparare e ho fatto bene, voglio solo dire due concetti rispetto, purtroppo non potrò esserci nei prossimi giorni, ma voglio cercare di dire, per fare una cosa utile, quel che ho capito della giornata di oggi, di quel pezzo che ho seguito, sì, di quello che ho seguito fino adesso.
Voglio farlo però dicendo, partendo da un fatto che a me sconvolge particolarmente, non so voi, in questi giorni. Allora, il fatto che l'Unione Europea abbia concesso di poter sforare dai vincoli di Maastricht e compagnia per le spese militari, mentre contemporaneamente in queste ore la Grecia sta approvando 48 misure draconiane concordate dal governo Tsipras con la Troica, che prevedono drastici tagli di tutto ciò, quel poco che resta, chiusure di ospedali, eccetera, il pignoramento delle case per i poveri che non possono più pagare, che prima nessun governo greco aveva accettato di fare. E mi colpisce il fatto appunto che noi viviamo in un sistema politico che considera virtuoso spendere e violare il deficit di bilancio per comprare le armi e fare la guerra, premesso che io considero la guerra al terrorismo una follia allo stato puro. L'ultimo paese della storia europea che ha deciso di rispondere al terrorismo con la guerra è stata l'Austria-Ungheria nel 1914, non c'è più l'Austria-Ungheria. Ecco, la risposta con la guerra è una follia, ma quello che a me davvero fa inviperire è l'intreccio tra la guerra e le politiche di austerità. Il fatto che se io investo i soldi per fare un ospedale sono vizioso e se vado in deficit per fare un ospedale in più sono vizioso, non lo posso fare. Il governo italiano ha calcolato, ho visto oggi i dati, che ha 500 milioni in più dovuti a questa decisione per la spesa dell'Unione Europea. Ora, con 500 milioni nella sanità si potrebbero fare buone cose, visto appunto i dati che qui venivano dati, di 4 miliardi effettivi di tagli sul bilancio, quindi potrebbero diventare 3 miliardi e mezzo. No, non si può, perché quei soldi possono essere spesi solo per le armi, per la difesa, per i meccanismi di difesa. Questo è, se ci pensate, no, io ho voluto fare questo perché ho sentito tutte le relazioni che ci sono state, c'è un intreccio continuo tra tre questioni: l'analisi della realtà, la costruzione di processi democratici per affermarle, perché da sole non si affermano, il confronto con il potere, perché a partire dalla prima introduzione e dalla discussione che c'è stata sul ruolo, io sono più della linea, devo dire, Burgio sul giudizio sulla Cattaneo, devo dire che quello che noi abbiamo di fronte è un sistema di potere che ha come compito istituzionale la negazione della realtà e, più volte è stato citato Gallino, e la produzione di un senso comune che va nella direzione opposta a tutto ciò che noi pensiamo e diciamo. A me ha molto colpito nelle cose la quantità di dati con cui noi riusciamo a dimostrare, voi riuscite a dimostrare, la connessione che c'è tra la nocività, la malattia, l'aggravamento della condizione sociale e anche un fatto che noi siamo in un periodo nel quale tutti gli indicatori da questo punto di vista sono peggiorativi. Questa è la verità. Noi siamo di fronte al fatto che la salute, noi abbiamo raggiunto un picco positivo, questa è la verità, nelle nostre società, anche in Italia, perché l'aumento poi della, come si dice, della vita e delle aspettative di vita è una cosa buona. È vero che mi è capitato di sentire in un telegiornale un'annunciatrice spiegare il taglio delle pensioni dicendo purtroppo è aumentata l'aspettativa di vita e quindi le pensioni costano di più. Quel purtroppo gli è scappato, ma mi ha colpito questo fatto, e questo fatto ci dice che evidentemente siamo però di fronte a un processo in cui c'è un atto, una gigantesca opera di regressione.
su tutti i fronti, della salute sul rispetto all'ambiente, della salute rispetto alla tutela della salute, sull'avvelenamento abbiamo fatto un incontro a Brescia, c'era anche Fulvio, Aurora, sulle nocività e sugli avvelenamenti quotidiani, mi pare che le relazioni di questa mattina in particolare, poi quella di Fulvio, ma anche i dati statistici che ci dà Vigeri, sono tutti dati che ci dicono che siamo di fronte a un avvelenamento ambientale che cresce, perché non è più solo l'inquinamento della fabbrica che fa il fumo, questa è la verità, c'è un inquinamento della vita quotidiana e c'è il fatto che questo assume connotazioni di classe classica, perché quando vediamo quella cartina geografica che qui è stata fatta vedere, dove i paesi, le zone più povere d'Italia sono quelle che hanno il massimo di obesità infantile, vuol dire che c'è una selezione di classe anche sul cibo, cioè che i poveri mangiano robaccia, magari presentata bene, costruita bene, ma mangiano robaccia, che è vedere, poi basta vedere un film americano, se uno oggi guarda un film americano e vede la gente che passa, vede la distinzione di quartiere, se uno vede un film e vede e va in un ghetto, va nel Bronx o altre cose, vede che lì sono tutti ciccioni sfatti, se va a Manhattan sono belli, magri, e c'è, quindi c'è un'inversione un po' rispetto al mondo del socialismo ottocentesco di Scalarini, dove il riccone veniva descritto grasso, il povero bello magro, oggi si è invertita la cosa, il ricco è bello, asciutto, secco, eccetera, il povero è grasso, sfatto. Tutti questi dati ci dicono che noi siamo di fronte a un processo regressivo, ne cito solo un altro e poi chiudo. I dati sugli infortuni sul lavoro, oggi non se ne è parlato, immagino che avrete domani, quindi vi anticipo perché domani non ci posso essere. Come avete visto dalla stessa INEL, noi abbiamo un aumento di morti sul lavoro del 7% 2014 su 2013 e già nell'inizio dei primi mesi di quest'anno c'è un ulteriore incremento. La cosa paradossale è che questo dato si accompagna invece a una diminuzione ufficiale degli infortuni sul lavoro, cosa che statisticamente è impossibile. Cioè è impossibile che diminuiscano gli infortunati e aumentino quelli morti, e aumentino i morti, vuol dire semplicemente che è aumentata la quantità di coloro che si fanno male sui luoghi di lavoro e non lo denunciano per paura di perdere il lavoro normale o nero che hanno. Questa, quindi noi siamo di fronte anche qui a una regressione. Se ci pensate, con la caduta dell'occupazione e con la caduta soprattutto dell'occupazione nei settori manifatturieri, in alcuni settori nei quali c'è più lavoro di fatica e più lavoro di mani, dovrebbe ridursi, invece noi abbiamo un aumento e questo è il segno di un degrado, quindi noi siamo di fronte a un degrado complessivo. E quindi vi dico un'ultima cosa che così vi angoscia definitivamente, visto che è stato citato il comunismo e mi ha colpito questo dato statistico che veniva citato sui ragazzi degli olandesi confrontati con quelli di Stalingrado, c'è un dato che mi ha colpito moltissimo, è stato che dopo il crollo dell'Unione Sovietica, che io voglio dire per molte cose non rimpiango perché poi era un ASL che funzionava male complessivamente, questa è la verità, ecco, dopo il crollo dell'Unione Sovietica il capitalismo selvaggio in quel paese ha portato come dato statistico a una caduta generale delle aspettative di vita. L'Unione Sovietica è passata dall'aspettativa di vita media di 70 anni a credo 55, adesso sta lentamente pochissimo risalendo, ma non come uno si può pensare. Quindi anche le conquiste sociali e civili che noi abbiamo, la crescita dell'aspettativa di vita, sono, tocchiamo ferro, storicamente determinate, possono andare indietro. Con felicità del sistema pensionistico naturalmente. La sana è già andata indietro. Esatto, poi la vita sana ho già visto che io sono completamente fuori, quindi visto i dati che voi date mi sono preoccupato, ma quello che preoccupa è il fatto che tutti questi fenomeni regressivi avranno di fronte prima o poi degli effetti sulle nostre condizioni di vita, soprattutto sulle condizioni di vita dei poveri, degli sfruttati, degli oppressi.
E qui torniamo al punto che, cito anch'io e chiudo davvero, veniva posto con forza nell'ultimo libro di Luciano Merino, che anch'io consiglio a tutti di leggere, perché davvero, considerando anche la storia di Gallino, di grande rigore intellettuale, è una radicalizzazione molto netta della sua posizione. Cioè, Gallino non è mai stato no euro, qui diventa no euro. Gallino non è mai stato contro l'Unione Europea, qui diventa contro... Cioè, è un libro, mi verrebbe a dire, rivoluzionario. Dice, il sistema non è più riformabile, bisogna andare delle rotture di fondo. Questa è la sostanza. La sostanza è che se non c'è, se viene eliminato dalla scena politica e culturale lo stesso concetto, come ci dice Gallino, di uguaglianza sociale, se l'uguaglianza sociale viene eliminata e siamo in una società ipercompetitiva, una società nella quale nessuno ha diritto a niente, tutti si devono meritare qualcosa, persino meritare di vivere tra un po', questo modello sociale è un modello sociale che distrugge tutto. Quindi noi dobbiamo trovare la via, siccome in realtà le cose le sappiamo e le cose poi vanno diffuse, perché qui c'è una quantità di dati scientifici che ucciderebbero qualsiasi dei commentatori, dei soloni che vendono la vulgata liberista, però la differenza è che loro hanno le televisioni, i poteri, i giornali, la grande stampa, il sistema maestro. Quindi quello che voglio dirvi è che è una lotta culturale, ma è anche e soprattutto in questo momento una lotta di potere per la quale bisogna organizzarci. Grazie.